Siamo stati aiutati da molte persone, perché quando si raggiungono dei risultati straordinari come quello che è stato raggiunto, cioè il riconoscimento da parte dello Stato di aver prelevato molti più soldi del dovuto al Comune di Berceto. Sono circa 467.000 euro dal 2012 a oggi, e poi l'altro grande risultato è che negli anni a venire, compreso il 2018, lo Stato ci preleverà 77.000 euro in meno, quindi abbiamo ottenuto più di 500.000 euro, e anche questa cifra consistente ogni anno di 77.000 euro che lo Stato non ci tratterrà dall'IMU. Era un errore grossolano che lo Stato aveva fatto, abbiamo cercato in tutti i modi di farlo capire, abbiamo fatto anche delle proteste eclatanti come mettersi in mutande, fare il sindaco mendicante, fare il sindaco cameriere, andare tante volte presso il Ministero sia degli Interni che il Ministero delle Finanze, andare presso la nostra associazione dei comuni italiani, l'ANCI, abbiamo coinvolto anche il prefetto, abbiamo coinvolto il presidente della regione Bonaccini, abbiamo coinvolto il ragioniere capo della regione e tante altre persone che ci hanno aiutato. È stato importantissimo il lavoro certosino che ha fatto la nostra ragioniera Cinzia Bonelli, e anche parametrare i nostri dati con quelli degli altri comuni. Questo però lo consideriamo, anche se è un risultato importante, 500.000 euro per il Comune di Berceto è veramente una grande somma che ci sembra consistente, però la riteniamo una minima parte di quello che lo Stato deve restituirci, perché noi partiamo dal presupposto che la Costituzione vada rispettata, e la Costituzione dice che è lo Stato a dover dare dei soldi ai comuni, tanti o pochi, ma è lo Stato che deve dare dei soldi. E sicuramente non contempla che sia lo Stato a portare via dei soldi ai comuni dalle sue tasse e imposte comunali. Questo avviene dal 2012 col governo Monti, è continuato con Letta, è continuato con Renzi, è continuato con Gentiloni. Abbiamo in corso anche delle pratiche legali, purtroppo insieme a dei comuni piemontesi e lombardi, perché non abbiamo trovato dei comuni che potessero sposare o che volessero sposare questa nostra lotta che consideriamo sacrosanta. Del resto un sindaco deve difendere i propri cittadini. Quindi è stato un buon regalo per Natale questi 500.000 euro. Ecco, come saranno il regalo che invece abbiamo recuperato una parte del furto che ci è stato attuato dallo Stato nei nostri confronti. Come saranno utilizzati i soldi, sindaco? A considerare meglio il nostro bilancio, che è veramente un bilancio disperato, nel senso che abbiamo i soldi solo per pagare i dipendenti e le rate di mutuo e pagare in parte l'illuminazione elettrica. Adesso con questa somma il nostro bilancio è più equilibrato.